Dopo i risultati incoraggianti ottenuti nel biennio 2014-2015, la Regione Lazio dirama le linee guida delle politiche per l'internazionalizzazione del sistema produttivo del territorio. Presso l'Accademia Americana di Villa Aurelia vengono illustrati gli interventi principali per i prossimi 2 anni, evidenziando gli elementi di novità. Le imprese del Lazio che vogliono esportare non sono più sole finalmente. C'è una politica di sostegno finanziario per le esportazioni di una grande regione come la nostra che produce l'11,5% del PIL italiano e finalmente chi vuole guardare al mondo non è più solo. Un programma che vuole accelerare l'innovazione risultando complementare con gli standard nazionali e regionali. Fondamentale l'approccio partecipativo per tenere conto delle esigenze di tutte le imprese, così come la costruzione di rapporti duratori con i partner internazionali, al fine di semplificare l'accesso delle imprese laziali ai mercati esteri. Ci sono 15 milioni che metteremo a frutto sostenendo progetti per le imprese che si vogliono posizionare competitivamente sui mercati internazionali e avvieremo anche azioni di strategia regionale che aumentano i nostri rapporti in termini di diplomazia economica, in termini di rapporto con i vari paesi, con le varie economie emergenti che sono per noi molto, molto importanti su tutta una serie di settori, dall'aerospazio all'agroalimentare, al turismo, alla cultura, alla farmaceutica e così via. Trovare paesi e canali nei quali portare i nostri prodotti è la migliore delle idee. La qualità italiana è sempre ricercata nel mondo, i nostri imprenditori sono capaci di mettere in piedi prodotti in tutti i settori produttivi. Se imparano e hanno gli strumenti per internazionalizzarsi, ovviamente questo fa andare meglio le loro imprese, crea lavoro, crea reddito e crea prosperità.